Salve a tutti da Napoli Calcio News. Il Napoli ha concluso nella mattinata di oggi la trattativa che porterà Rolando in azzurro. Secondo molte indiscrezioni, ieri sera il giocatore portoghese aveva praticamente chiuso con il QPR, ma Bigone è riuscito a convincerlo a venire a giocare in Italia. La formula sarà quella del prestito oneroso per 1 milione di euro con riscatto fissato a 7 milioni e mezzo circa, mentre al difensore andranno 600.000 euro di ingaggio più alcuni bonus. In serata Rolando arriverà a Milano dove cenerà con la dirigenza partenopea e domani sosterrà le visite mediche con successiva firma del contratto. Oggi c'è stato anche un incontro tra alcuni vertici di Napoli, Bologna e Fiorentina e si è parlato di un possibile scambio tra portieri. L'idea sarebbe stata quella di portare Rosati alla Fiorentina, Neto al Napoli e Viviano al Bologna e, secondo recenti indiscrezioni, lo scambio sarebbe saltato perché la società partenopea ha già presentato la lista UEFA e quindi non potrebbe più inserire un secondo portiere diverso da Rosati. Intanto Bigon è sempre alla ricerca di preaccordi per trattative da portare a termine a giugno e i nomi più accostati al Napoli restano quelli di Astori e Nainggolan. Oggi il Napoli Primavera ha battuto per 2-0 la Roma nello stadio Bisceglia di Aversa, raggiungendo così la finale di Coppa Italia nella quale incontrerà la Juventus. I due gol sono arrivati nel primo tempo e sono stati opera di Novotny e di Roberto Insigne. Infine, non dimenticate di iscrivervi al canale per ricevere ulteriori news sul Napoli e a lasciare un commento sotto ai video. Grazie mille da Napoli Calcio News.